Buongiorno. Come vedete, mi sto documentando. Questa è un'ottima biografia di Cochise. E questi sono, per esempio, dei resoconti di prima mano del grande capo di Chiricahua, per chi l'ha conosciuto, durante la crisi che ci fu all'epoca del primo scontro importante di Cochise contro gli Stati Uniti d'America. Quando si scrive una storia ci si documenta, e questo è ovvio per tutte le serie della Bonelli, che come sapete sono molto ricche di documentazione storica di fatti, non solo Martin Mister, ma anche Dampier, e soprattutto Tex Willer è ambientato in un periodo storico della giovinezza di Tex ricco di avvenimenti importanti. Abbiamo già visto i Cavalieri del Cerchio d'Oro, abbiamo visto i primi Rangers del Texas, i pionieri del Montana, e adesso scopriremo finalmente, e questo è un numero storico della serie perché è il numero 50, quindi siamo arrivati qui, non è scontato, la giovinezza del fratello di sangue di Tex, il grande capo dei Chiricahua Tsokanende, Cochise. Nel 1861, quindi più di un secolo e mezzo fa, avvenne un fatto che scatenò la prima importante guerra, che durò anni, di Cochise contro la cavalleria e l'esercito degli Stati Uniti, l'affare Bascom. George Bascom era un tenentino di fresca nomina, fu inviato in Arizona e gli toccò di risolvere un caso, appunto quello da cui prende il nome, il caso Bascom, il rapimento di un giovane ragazzo di origine messicana, Felix, che era stato adottato da John Ward, un ranchero dell'Arizona. Fu rapito però da una banda di indiani e John Ward credette che si trattasse di Chiricahua. In realtà, come si seppe poi, erano Coyoteros, una tribù che si trova tra le montagne molto distante dalle montagne dei Chiricahuas. Però Cochise fu falsamente accusato e da lì nacque il caso Bascom e la guerra che durò anni, sanguinosa. Si partì dunque da un errore di giudizio, un errore storico che provocò la morte del fratello amato di Cochise, la prigionia di sua moglie e di suo figlio neonato e quindi l'ira del saggio capo di Chiricahuas che in realtà cercava fino a quel momento la pace. Come sappiamo, Cochise è fratello di sangue di Tex e quindi Tex è direttamente coinvolto in questa vicenda, anche se lui chiaramente non combatte la guerra di Cochise, ma aiuterà in questa saga, che comincia con questo numero, e continuerà con altri numeri disegnati da De Angelis e arricchiti alle splendide copertine di Dotti, combatterà una battaglia parallela per trovare l'assassino del padre di Cochise, anche questo episodio storico che viene narrato nel primo numero. Il primo numero narra la giovinezza di Cochise, e non arriva ancora al caso Bascom, che sarà narrato nel terzo albo, perché è una saga in 6 albi, vi assicuro, piuttosto appassionanti. I disegni di De Angelis poi sono, come al solito, fantastici. Vi chiedo solo di avere pazienza, perché 6 numeri, 6 mesi sono tanti, ma la storia, vi assicuro, è destinata a essere, almeno dal punto di vista grafico e storico, una pietra miliare di questa nuova serie Tex Willer che ci sta dando grandissime soddisfazioni. Gli Scalp Hunter del secondo numero sono dei personaggi eccezionali e veramente sanguinari. Sono i cacciatori di scalpi Delaware, Shawnee e Creek, quindi indiani dell'Est, che dopo la fine delle loro guerre contro gli Stati Uniti diventano alleati, alcuni di loro, per combattere, perché per loro l'onore di un guerriero è più importante della causa per cui si combatte, combatteranno contro gli indiani del Sud-Ovest, quindi sono nemici degli indiani del Sud-Ovest, dei Chiricahua, Apache e di Cochise. E come vedrete, ci sarà un interessante incontro tra Tex e gli Scalp Hunters. Quale sarà la sorte del giovane Felix? Non ve lo posso dire, perché non solo in questa storia, ma in altre storie di Twiller lo incontreremo, ma vi posso annunciare che Felix diventerà il famoso scout indiano Mickey Free, perché non tirerà mai con gli bianchi, diventerà indiano a tutti gli effetti, però poi si allierà alla cavalleria diventando scout per l'esercito. Quindi, ancora una volta, in Tex Willer si fondano storia e fantasia e spero in una maniera interessante per voi lettori.